Continuiamo la nostra serie di video tutorial dedicati a GestHotel, il gestionale alberghiero open source. Notiamo che attualmente GestHotel è arrivato alla versione 0.4.17, quindi per chi di voi non avesse ancora aggiornato il software può farlo attraverso il menu in alto, in configurazioni, installa l'ultima versione di GestHotel. Questo video tutorial è dedicato alla possibilità di suddividere una prenotazione in più camere, quindi proprio come questa prenotazione effettuata dal signor Rossi, in cui i primi giorni si trova ospite presso una camera, la nostra camera rosa, e poi successivamente viene spostato in un'altra camera, la camera Margherita. Vediamo che se ci clicchiamo sopra, notiamo che la prenotazione è un'unica prenotazione. Supponiamo che per motivi di esigenza bisogna creare una nuova prenotazione sempre presso la nostra camera rosa a partire dal 19 di gennaio fino al 24, solo che questa prenotazione entrerà in conflitto con l'altra effettuata dal signor Bianchi, che arriverà presso il nostro hotel il 22. Quindi quello che potremmo fare è prenotare i primi giorni, quindi dal 19 al 22 presso la camera rosa, e poi spostare la prenotazione in un'altra delle nostre camere. Quindi supponiamo di voler creare una prenotazione a partire dal 19 di gennaio. Vuoi inserire una prenotazione qui? Clicchiamo sì. Inseriamo i dati del nostro cliente, poniamo Luigi Moretti. Facciamo clic su salva. Poi chiudi. Allora, supponiamo che il signor Moretti modifica prenotazione, debba stare presso la nostra camera a partire dal 19 fino al 24. Facciamo clic su salva. Vediamo che GestHotel ci dice che la camera è già utilizzata nel periodo richiesto, quindi noi possiamo spostare la prenotazione, per esempio, presso la camera viola. Facciamo salva e chiudiamo. E vediamo che questa prenotazione attualmente è stata spostata presso la camera viola, in cui c'è disponibilità. Però noi vogliamo far soggiornare il nostro cliente Moretti almeno per i primi giorni presso la sua camera desiderata, la camera rosa. Quindi quello che possiamo fare è suddividere questa prenotazione proprio in questo punto, nel punto di conflitto con l'altra prenotazione effettuata dal signor Bianchi. Quindi clicchiamo. Una sola volta la prenotazione viene, diciamo, delineata da un contorno blu. Cliccando una seconda volta con il tasto sinistro del mouse, GestHotel ci chiede se vogliamo appunto suddividere la prenotazione a partire dal giorno di domenica 22 gennaio e noi clicchiamo sul tasto sì. A questo punto la prenotazione è stata suddivisa. Con il tasto ESC eliminiamo la colorazione della prenotazione e a questo punto dovremo spostare questa prenotazione, questi primi giorni di questa prenotazione presso la camera singola rosa. Quindi, cliccando una sola volta con il tasto sinistro del mouse sulla prenotazione da spostare, vediamo che questa ha un colore, diciamo, rosa e noi a questo punto ci spostiamo nella camera in cui vogliamo spostare la prenotazione già suddivisa, quindi nella camera rosa a partire dal 19 gennaio, cliccando una sola volta con il tasto sinistro del mouse. GestHotel ci chiede se vogliamo appunto spostare questa prenotazione in questo punto. Clicchiamo sì e vediamo che appunto la prenotazione, la stessa prenotazione, vedete che è collegata
effettuata dal signor Moretti. Per i primi giorni Moretti soggiornerà presso la nostra Camera Rosa e poi, successivamente, a partire dal 22 di gennaio, all'arrivo del signor Bianchi, verrà spostato nell'altra Camera Viola.